che alcuni abitanti del centro storico hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Archgay in solidarietà con l'uomo creduto appunto omosessuale e picchiato da un branco di ragazzini. Hanno però voluto raccontare che quei ragazzini loro li incontrano tutte le sere. Il problema è di tutti, perché queste persone che sono così intolleranti non lo sono solamente nei confronti di una persona omosessuale o presunta tale, ma aspettano nient'altro che un pretesto di qualsiasi natura, futile, una rapina di 10 euro piuttosto che un telefonino che non serve a nessuno, per essere aggressivi, molesti e per fare del male seriamente, come è stato in questo caso. Veronica Onofri, abitante del centro storico, è venuta anche lei a manifestare la sua solidarietà al ragazzo aggredito, ma è anche venuta a raccontare che in centro storico, a causa di queste bande di ragazzi sempre più violente, gli abitanti hanno paura. Sì, io vivo in centro storico da 10 anni e credo che la situazione stia degenerando totalmente. In questo caso specifico di questo ragazzo che è stato picchiato, non credo si tratti di un caso di omofobia, credo si tratti di un... diciamo, il problema è la violenza che sta veramente molto aumentando da un po' di tempo a questa parte in centro storico. Ci sono vari tipi di violenze, si sa che ci sono dei gruppi di ragazzi che vengono da diverse zone della città che escono con l'intento di picchiare, e quindi diciamo, la motivazione, la scusa la trovano. Non è l'omofobia, può essere una sigaretta non data, può essere qualsiasi altra cosa. Quindi il problema è un po' più ampio rispetto a quello che è stato detto. Tu dicevi che sono molto giovani, dicevi anche che escono con le catene, che hanno già le catene in tasca, arrivano con le catene. Sì, sì, questo è risaputo, escono con le catene, escono con l'intento di fare violenza, che può essere l'idea di picchiare qualcuno, come l'idea di sfondare delle saracinesche di un negozio. È già capitato vicino a casa mia che abbiano cercato di sfondare dei portoni perché gli è stata tirata dell'acqua dopo aver sentito ovviamente del casino, del chiasso. Hanno cercato di sfondare dei portoni, hanno tirato di recente... è uscito anche sui giornali, hanno tirato delle pietre a una finestra rischiando di prendere anche una bambina che dormiva in una stanza. Quindi il problema grosso è che le istituzioni, la polizia non esiste, di notte, di sera la polizia non esiste in centro storico, perché la risposta che danno ogni volta che si prova a chiamare è che non ci sono abbastanza, non ci sono pattuglie, quindi nel centro storico non possono venire se sono in pochi, e quindi il centro storico è totalmente abbandonato ai cittadini che iniziano a farsi giustizia da soli, lanciando di tutto dalla finestra, e finché è acqua poco male. Però.